Maltempo nella Marsica, la regione chiede lo stato di calamità. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sui fondi destinati al dissesto idrogeologico. Garanzia giovani, troppi ritardi e la quarta commissione chiede un cambio di passo. Giubileo, insediato il comitato regionale. D'Alessandro, grande opportunità per l'Abruzzo. La giunta regionale ha deliberato la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale per i comuni marsicani colpiti dal nubifragio della scorsa settimana. Secondo i dati resi noti dai comuni stessi e dalle associazioni di categoria, i danni ammonterebbero ad oltre 20 milioni di euro per la distruzione di colture e infrastrutture che hanno riguardato il Fucino e diversi comuni della Valle Roveto. L'istanza al governo nazionale era stata sollecitata dal presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. I 28 milioni di euro assicurati dal presidente della regione Luciano D'Alfonso ai comuni abruzzesi per interventi di riduzione del rischio idrogeologico sul territorio non sarebbero ancora disponibili perché privi di copertura finanziaria. A sottolinearlo è stato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Pronta la replica dell'ex assessore all'ambiente, oggi sottosegretario di giunta, Mario Mazzocca, secondo cui invece il problema non esiste e i sindaci possono dunque procedere con gli appalti. La Commissione consiliare politiche europee, su proposta del vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, ha deliberato, con i voti anche di rappresentanti della maggioranza, l'auspicio di una significativa accelerazione del programma Garanzia Giovani, che al momento registra sensibili ritardi. Per Gatti lo scopo era non tanto quello di stigmatizzare le criticità, quanto di essere da stimolo affinché le procedure del programma possano complessivamente essere in linea con le giuste aspettative dei destinatari. Una risoluzione presentata dal Movimento 5 Stelle e il cui primo firmatario è il consigliere Domenico Pettinari per sospendere l'efficacia della delibera di giunta con cui viene disposta la delocalizzazione dell'Istituto Alberghiero di Pescara in una sede a Villareia di Cepagatti. Una decisione che ha provocato le dure proteste non solo degli studenti ma anche di una parte dei rappresentanti del PD al comune di Pescara. Esenzione dal pagamento dell'addizionale regionale dell'IRPEF per i nuclei familiari con reddito non superiore ai 30.000 euro e due figli a carico e aumento della soglia a 45.000 euro per quelli in cui è presente un disabile. È l'aspetto principale del progetto di legge presentato dal consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco, che ha anche previsto che l'impegno finanziario sarà coperto con l'aumento delle aliquote applicate ai redditi superiori ai 100.000 euro. Il consigliere del nuovo centrodestra Giorgio D'Ignazio, componente dell'ufficio di presidenza, in una nota ha confermato la sua permanenza nella coalizione di centrodestra, dopo le voci dei giorni scorsi che ipotizzavano un suo passaggio nelle fila della maggioranza che sostiene il presidente Luciano D'Alfonso. La costituzione del Comitato regionale per il Giubileo della Misericordia, ufficializzata a Pescara nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tra gli altri il consigliere regionale delegato al turismo Camillo D'Alessandro e il presidente della provincia di Chieti Mario Pupillo, è stata l'occasione per fare il punto sulle potenzialità dell'Abruzzo come destinazione finale di turismo religioso. Il trend è positivo, visto che l'Abruzzo è la regione che ha fatto registrare il maggior incremento di presenze turistiche, più 2 milioni nel periodo estivo, ma bisognerà impegnarsi a fondo per cercare di intercettare parte dei flussi turistici che muoveranno verso Roma a partire dalla giornata di apertura dell'8 dicembre. Intanto, il prossimo 6 novembre, Lanciano ospiterà il 13° Italian Workshop Culto e Cultura, dedicato proprio a questo particolare segmento turistico.